buona domenica. Questo è TG Venezia Mestre. Siamo pronti a rivivere i principali fatti di questa settimana. Apriamo però il telegiornale con la grande adunata degli alpini all'Aquila. Come accade sempre in occasione di questa grande festa, le penne nere del Veneto e le penne nere del veneziano erano in prima fila. Vediamo. Oltre 150 gli alpini partiti dalla provincia di Venezia per partecipare al raduno nazionale all'Aquila, giunto all'88esima edizione. I veterani degli alpini quota zero, come vengono chiamati i veneziani, hanno portato al raduno uno striscione con scritta in stampatello una promessa: siamo con voi, siamo sempre stati con voi. Una durata integralmente ripresa e trasmessa in diretta da Rete Veneta, che anche per i veneziani dunque ha avuto un sapore particolare, visto che 6 anni fa tanti alpini partirono per dare aiuto alle popolazioni d'Abruzzo messe in ginocchio dal terremoto. Un ritorno emozionante all'Aquila, un abbraccio reciproco di solidarietà e fraternità. Migliaia gli sms inviati da voi telespettatori che anche quest'anno avete seguito e vissuto le emozioni dell'88esima adunata nazionale proposta integralmente in diretta sui nostri teleschermi, e in tanti avete chiesto che le prossime adunate in questi anni di celebrazione del centenario della Grande Guerra restino nel nostro Veneto. E ora rivediamo i fatti principali di questa settimana. La Moschea della Misericordia rischia di chiudere. Per motivi di sicurezza, la prefettura aveva sconsigliato l'apertura in quel posto. Il documento è affisso proprio su una parete del padiglione islandese che espone l'opera dell'artista Christian Buchel. La conclusione è chiara. Si ritiene, scrivono da K-Corner, che non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, in considerazione della superiore esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. Ma il documento della prefettura non è l'unico atto amministrativo in questione. Cafarsetti ha infatti chiesto ai responsabili del padiglione islandese di produrre un documento della curia in cui si attesti che la chiesa si possa ridurre a uso profano non indecoroso. C'è tempo fino al 20 maggio per portare le carte all'amministrazione. Fa discutere intanto il tentativo di Alessandro Tamborini, docente di scienze religiose, di accedere alla Misericordia con le scarpe. In questo video, pubblicato dal sito del Gazzettino, si sente il professore pretendere più volte di poter varcare la soglia senza doversi togliere le scarpe. Io non tolgo le scarpe, non sono obbligato a togliere le scarpe. Sì. Questa è una chiesa cristiana. Sì. Adesso se è moschea, lei mi dice, è una moschea, mi dà l'autorizzazione, mi fa vedere l'autorizzazione cortesemente. Non mi obbliga a togliere le scarpe. Per Tamborini, che ha chiamato il 113, se quella della Misericordia è un'opera d'arte, non c'è nessun motivo per obbligare le persone a entrare scalze. Quindi io ho diritto di visitarlo come opera d'arte. Io non sono religioso. Non è in pericolo di vita, ma rimane in prognosi riservata. Sono stazionarie le condizioni del 18enne di Stra, studente dell'Istituto Tecnico Severi di Mortise, colpito dalla meningite. Il giovane ricoverato all'ospedale di Dolo è tenuto ancora in coma farmacologico. Si tratta del secondo caso in poche ore, ma non c'è ragione di creare allarmismo, spiega la dottoressa Anna Maria Cattelan, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ULS 16. Il contagio può venire in oltre 4 ore. Il batterio viene trasmesso attraverso l'inalazione delle goccioline, delle secrezioni respiratorie, attraverso gli sternuti o attraverso la tosse. Ripeto, sono i portatori sani che sono il principale veicolo di trasmissione dell'infezione, mentre i casi secondari, cioè da soggetto con la meningite ad altro soggetto, sono rari, intorno allo 0,5% dei casi. La meningite ha sintomi chiari, appena riconosciuta va presa per tempo. I sintomi classici sono quelli della febbre elevata, della cefalea, cioè del mal di testa insistente, che spesso è diverso da un classico mal di testa che una persona è abituata ad avere. Ci può essere il vomito a getto, e poi segni di interessamento neurologico, dalla confusione mentale alla irritabilità o quant'altro. In caso di contagio come quella dello studente, la profilassi viene effettuata solo ai contatti più stretti, parenti, compagni di scuola e sanitari. Non resta ora da capire da dove sia partito il focolaio dell'infezione. Caorle, Cavallino e
Eraclea, Jesolo, Bibione, il Lido di Venezia e anche Sottomarina, New Entry del 2015, sono i sette litorali che possono fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu in provincia di Venezia. 13 spiagge, cui si aggiungono anche 6 approdi turistici, un risultato che non può che far iniziare la stagione con il sorriso agli operatori del settore. I comuni premiati sono 7 in più rispetto allo scorso anno, 11 sono nuovi ingressi mentre 3 ne sono usciti. Il Veneto raggiunge quest'anno le 8 bandiere con un nuovo ingresso, Rosolina nel Rodigino. In totale saranno 147 le località rivierasche e 66 gli approdi turistici che potranno fregiarsi la prossima estate della bandiera blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education. Sono 280 le spiagge tricolori premiate, il 15% di quelle internazionali. L'edizione di quest'anno ha voluto premiare quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che le agenzie ambientali hanno effettuato. Anche per il 2015 possiamo annunciare con soddisfazione un aumento di bandiere blu, ben 147, ha commentato il presidente. Un incremento costante che dimostra, nonostante le ridotte risorse economiche, la volontà di tanti comuni di non mettere al secondo posto l'attenzione per l'ambiente. Biglietti a CTV più cari dal 1 luglio. Il piano dell'amministrazione comunale, al quale ancora manca la firma del commissario, prevede un aumento dei ticket di bus e vaporetti da 1,30 euro a 1,50 euro per i titolari di Imobo Venezia Unica. Rincari pesantissimi anche per gli abbonamenti. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l'ipotesi su cui si sta lavorando sarebbe di eliminare la tradizionale divisione tra rete automobilistica e navigazione, emettendo solo abbonamenti validi per entrambi i mezzi di trasporto, che passerebbero dagli attuali 36 euro a 45 euro al mese. Un salasso pesantissimo che vedrebbe aumentare la spesa di 9 euro per chi già utilizza abbonamenti doppi e addirittura di 14 euro per chi oggi prende soltanto il bus o soltanto il vaporetto. Obiettivo della manovra recuperare 5 milioni che il comune versa ogni anno per gli investimenti di ACTV e che con le nuove tariffe resterebbero invece a carico dell'azienda. Se questi aumenti saranno confermati, Venezia diventerà il comune col servizio pubblico più caro d'Italia. Un altro record negativo che i cittadini accolgono con prevedibile mancanza di entusiasmo. Scandaloso. Mancava solo che quello mancava, con tutto quello che si bloccano tutti i giorni. Che una schifezza. Penso sia un furto. Penso sia un furto e anzi ancora di più anche per i turisti la tariffa che hanno nella zona di navigazione. Veramente alto troppo. 1,30 euro era già, sì, pesava, 1,50 euro ancora di più. E neanche gli operai che avremo l'abbonamento mensilmente che paghiamo o annuale, paghiamo sempre l'aumento per gente che non lo paga, tipo extracomunitari, o che fa multa e dopo noi paga perché loro restano qui 6 mesi, un anno, non pagano multa, eccetera, eccetera. Penso che sia una cosa che non va bene perché i cittadini già non ce la fanno con i prezzi che ci sono. E magari se abbassano i prezzi è meglio perché magari sono più agevolati. Il stipendio è fermo da non so quanti anni, non aumenta mai. Rimanenza aumenta tutto e quindi no. Alzano sempre nel pubblico. Dobbiamo sempre pagare, cosa dobbiamo fare? Che gente fa fatica, poveretti. Non è una bella idea, ma comunque non possiamo fare niente. Se decidono, siamo sicuri che aumenta. Sappiamo che c'è stato questo incendio, sappiamo che i vigili fortunatamente sono riusciti a intervenire tempestivamente perché altrimenti qui sarebbe stata una strage. Le fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito nell'impianto elettrico, si sono levate poco dopo le 8 di sera all'ultimo piano dell'ex reparto di medicina, all'angolo tra Rio dei Mendicanti e Fondamente 9. Una zona abbandonata da qualche mese, ma con tutte le dotazioni di sicurezza funzionanti, compreso fortunatamente l'impianto antincendio. Il cicalino ha suonato, c'è stato lanciato l'allarme, il che vuol dire che appunto queste messe a norma che abbiamo fatto, sulle quali abbiamo investito, è quella parte che magari si apprezza poco, ma che ha salvato la vita, letteralmente la vita. Parte l'incendio da questo padiglione, immaginate se non fosse stato domato subito, qui sarebbe stato un domino che non, cioè, li abbiamo visti i brutti, già li abbiamo purtroppo ancora in mente i brutti incendi a Venezia, sappiamo cosa accade con questi incendi. Rapidissimo l'intervento di 3 motoscafi dei vigili del fuoco. Per una fortunata coincidenza l'allarme è arrivato durante il cambio turno, consentendo di mettere in campo da subito il doppio delle forze normalmente disponibili. I pompieri hanno tenuto a bada le fiamme fino all'arrivo dei loro colleghi con un'imbarcazione speciale munita di cannoni ad acqua che ha domato definitivamente il rogo nel giro di un paio d'ore.
Le fiamme hanno comunque avuto il tempo di distruggere quasi completamente il tetto del padiglione, estendendo i danni anche ai piani inferiori, dove si trovano un laboratorio di analisi e un centro per la dialisi, fortunatamente vuoti al momento dell'incendio. Parte del controsoffitto di questa struttura è crollato, causando gli allagamenti che hanno arrecato un pesante danno ai macchinari. Stanziamo subito una cifra, adesso non vi so dire quanto, comunque il necessario a disposizione del dottor Dalben, perché tutto torni come prima, velocemente come prima. E lo stabile è sotto sequestro, giustamente, perché è bene che la procura faccia tutte le verifiche, anche perché il nostro interesse è capire, visto considerato che lì c'è un tetto andato a fuoco, crollato, danni ingenti anche per gli allagamenti, ovviamente, oltre che per l'incendio. Uomo vicino alla politica e completamente a disposizione dei clan, così si legge nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere Saverio De Martino, 69enne imprenditore lidense. C'è anche lui tra le 44 persone arrestate in mattinata al termine di una grossa operazione condotta dalla squadra mobile di Catanzaro nei confronti delle cosche dell'Andrangheta, Iannazzo e Cannizzaro e contro anche i clan contrapposti dei Cerra, Torcasio e Guatieri. Per i GIP De Martino è una potenziale testa di ponte per gli interessi dei clan in laguna. Le fiamme gialle hanno ricostruito la figura dell'uomo d'affari trasferitosi a Lido negli anni 90 con la propria famiglia. Per gli investigatori si è inserito rapidamente nel contesto economico, sociale e politico del territorio veneziano attraverso l'esecuzione di lavori nel settore edile e dell'intermediazione immobiliare e la gestione di attività commerciali di considerevole spessore economico-patrimoniale. Sapeva, sostiene il procuratore, come muoversi negli ambienti che contano del veneziano. Alla base dell'arresto le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che affermano come l'imprenditore avesse stretti legami personali e pure economici con la cosca Iannazzo. Secondo uno dei pentiti, De Martino e il boss tra loro si chiamavano cugini. Il divieto del comune di utilizzare la moschea dentro la chiesa della Misericordia come luogo di culto non ha fermato gli islamici veneziani, molti dei quali totalmente ignari delle polemiche di questi giorni e del fatto che in teoria quel luogo dovrebbe essere soltanto un'installazione artistica della Biennale. Non ne so nulla, spiega questo signore, ma era da tempo che avrei voluto un luogo per pregare al venerdì con i miei fratelli e adesso sono felice. Questa per noi è un grande regalo. Non so... Non posso anche, sono così contento, non posso anche parlare. La preghiera del venerdì è dunque andata in scena senza incidenti, grazie anche alla presenza di alcuni agenti di polizia a sorvegliare il luogo. Non capiamo tutte queste polemiche, si infastidisce qualcuno, non volevamo provocare nessuno, ma solo avere un luogo per pregare. I nostri paesi sono pieni di chiese dedicate alle minoranze cristiane. Secondo me non c'è provocazione, al contrario. Questa è un nuovo magari stile di vita tra musulmani e cristiani, per si conoscono di vicino, così, e togliere l'idea che magari che qualche politici vogliono farla e mettere in conflitto i popoli cristiani e musulmani per un motivo... Secondo me è un motivo non è innocente. Toni piuttosto accesi nella predica rivolta dall'imam islandese a tutti i fedeli. Politici e fanatici, tengano la lingua e le mani a posto, tuona, allaccia fatti diversi per poterci conoscere l'un l'altro, solo così si combatte il pregiudizio. Qui anche io lavoro, prima io ho lavorato in chiesa. Tutte le mattine io lavoro, 2 orette io aiutare la chiesa di San Pantalon e Venezia. Anche io credo. Anche queste regioni di cristiano, anche il nostro paese di musulmano, però tanti sono musulmani e tanti anche mondo pensano per noi pensare di male, non va bene così. Ideale fino a un certo punto, però lasciarci tanto tempo soli qui ad aspettare, siamo già 2 ore che aspettiamo. Non posso arrivare a casa in tempo, pago abbonamento e mi fa un disagio, sì.
Sciopero dei dipendenti a CTV. Gli impiegati dell'azienda di trasporto pubblico hanno incrociato le braccia per tutta la giornata, sia nel settore automobilistico che nel settore navigazione, coinvolte in parte anche le biglietterie. Dai primi dati forniti dall'azienda, l'adesione in mattinata è stata del 59% per quanto riguarda i vaporetti e del 14% nell'automobilistico. Diversi i numeri diffusi dall'Unione Sindacale di Base, che parla di percentuali ben più alte. Fatto sta che sono stati inevitabili disagi per pendolari e visitatori costretti a cercare alternative a battelli e autobus per muoversi a Venezia, ma anche nel resto della provincia. Beh, se uno fa sciopero è perché vuole creare un disagio e ha probabilmente delle motivazioni giuste dal loro punto di vista, quindi io credo che se uno sciopero non crea un disagio non raggiunge quello che è l'obiettivo fondamentale, quello di far vedere alle persone, all'opinione pubblica che non so, per rinnovo, adesso io non conosco le motivazioni, probabilmente rinnovo di contratti, però è inevitabile che sia così. Lo sciopero è stato indetto dalla sigla sindacale USB come forma di protesta, in particolare contro il Jobs Act, le privatizzazioni selvagge e le gravi penalizzazioni di un contratto nazionale fermo da ben 8 anni. Avete avuto modo di capire, è stata una settimana intensa soprattutto dal punto di vista della cronaca. Noi siamo in chiusura, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata, ci vediamo presto.